Innanzitutto buonasera a tutti, grazie a Renzo, ho avuto questa opportunità bella di stare insieme a voi proprio nel giorno delle palme. La palma ha avuto sempre un simbolo bellissimo ed è il simbolo della pace, quella pace che oggi tutti vogliamo, tutti desideriamo, ma si fa fatica a realizzarla, sia tra di noi e direi anche nel mondo intero. Perciò quel Cristo che è morto ha voluto dare la sua vita affinché questo avvenisse, la pace, la comunione, la gioia nel mondo. E certamente come figli noi non possiamo rivolgerci a Lui per chiedere aiuto, per chiedere sostegno, specialmente per voi che state lottando per una giusta causa. E posso dirvi con sincerità, siamo tutti vicini, la Chiesa è vicino a ciascuno di voi, perché comprendiamo bene il vostro lavoro, il vostro impegno, il vostro sacrificio che a volte non è neanche riconosciuto. Io ho avuto in famiglia, dicevo poco fa, un signore qui presente, i miei genitori, i miei nonni, i miei bisnonni, contadini, e non mi vergogno a dirlo. Ebbene, io vedevo il loro impegno e il loro sacrificio, e quando purtroppo a causa delle intemperie atmosferiche andava tutto a rotoli, c'era un dispiacere, e vedevo nonno piangere, dice, è andato via un anno di lavoro e di sacrificio. Oppure quando, non so, si toglieva la tavola e rimaneva un po' di vino nel bicchiere, mia sorella cercava di buttarlo, dice, fermati, perché tu non sai che significa questo bicchiere di vino e che lavoro c'è dietro questo bicchiere di vino. Ecco, perciò ho subito detto sì a Renzo, che mi ha invitato per la benedizione in questo giorno bello della Domenica delle Palme, che vuole essere anche una richiesta non solo ai governanti, no? Ma a Dio, che possa sostenere questa nostra causa, queste nostre richieste, toccando i cuori dei governanti, di chi ci governa, perché non è facile, ecco, prendere sempre decisioni forti per il bene, forse è più facile prendere per il male. E allora con questo impegno che vi state assumendo e che ci stiamo assumendo affinché si possa arrivare a una conclusione buona, giusta per tutti, facciamo la nostra preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace a voi. Uniti al Cristo risorto, rivolgiamo a Dio Padre la nostra fiduciosa preghiera. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Aiuto, o Signore, questa tua famiglia a crescere nella fede, nella speranza e nella carità. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Soccorri le necessità spirituali e temporali, conservando in essa la serenità e la pace. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Sostieni la tua grazia ai piccoli, giovani, anziani, sofferenti, tutti i contadini del mondo. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. E per la pace nel mondo diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo. Raviva in noi, Signore, sei quest'acqua benedetta, il ricordo del battesimo e la nostra adesione a Cristo Signore, crocifisso e risorto per la nostra salvezza. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. E adesso a voi e ai vostri ramoscelli di unire anche i vostri mezzi, impartirò la solenne benedizione. Il Signore sia con voi. Con e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Non so se avete saputo, ma ieri purtroppo nel mio paese d'origine, a Monteverde, un contadino stava andando così a trinciare sotto le piante di olivo, purtroppo si è capovolto il trattore ed è morto sotto il mezzo. Ecco, se vi fa piacere insieme a voi vorrei recitarmi un eterno riposo, perché il Signore possa accoglierlo nella sua luce infinita.
l'eterno riposo, dona a noi, o Signore, splende a lui la luce perpetua, riposi in pace. Amen. E vi auguro buona Domenica delle Palme e speriamo di riuscirci in questa battaglia buona, per intenderci, no? Che non è fatta né con le armi e né con le munizioni, ma è fatta innanzitutto con la vostra persona. E ogni persona va sempre rispettata nella sua dignità, e voi quello state chiedendo: dignità e rispetto, né di più e né di meno. Grazie, grazie a voi. Poi mi ha detto Renzo che stasera qualche panino si mangia, vediamo un pochettino, scendo pure io a mangiarmi un panino. Un applauso a Don Claudio. Grazie, grazie. Diceva prima l'amico Gianni: sei sempre vicino a coloro che combattono le buone battaglie. L'hai fatto per la ex Fiat, adesso lo stai facendo con i contadini della nostra zona. Io ho detto: la Chiesa, per indole, è sempre vicino a chi soffre, a chi ha bisogno, a chi è in difficoltà. Come Cristo è sempre vicino a tutti noi. Auguri a tutti! Grazie.